È stata inaugurata in questi giorni alla presenza del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, Roatan, la nuova attrazione del parco Caribe Bay. Faccio i miei complimenti alla famiglia Pareschi per quello che hanno saputo fare, per il grande investimento, per gli oltre 200 persone che ci lavorano e per il grande potenziale che Caribe Bay ha di attrazione a livello nazionale e internazionale. L'impresa arriva sempre prima delle istituzioni, sotto Caribe Bay io ci scriverei solo i pessimisti non fanno fortuna e penso che questa sia la dimostrazione. Noi confermo che stiamo lavorando su molti fronti, uno dei quali è sicuramente quello della strada del mare, dell'autostrada del mare, alla quale non abbiamo rinunciato. La più grande industria oggi in Veneto è il turismo, con 18 miliardi di fatturato, e dei 70 milioni di presenze turistiche ben 32 milioni li facciamo sulle spiagge del Veneto. Innanzitutto ringrazio il Presidente di essere venuto e di aver fatto il taglio del nastro, ma più che l'inaugurazione della nuova attrazione di Roatan, che è una bellissima attrazione, diciamo che abbiamo fatto un salto di qualità quest'anno, abbiamo deciso di cambiare nome, fare un rebranding, perché comunque non è più Acqualandia e da parco acquatico è diventato un parco a tema con l'acqua. Abbiamo grandi progetti, diciamo che quest'anno abbiamo fatto il giro di boa. Adesso speriamo di continuare la navigazione ritornando con il vento in poppa. Abbiamo intenzione di fare grandi cose, abbiamo grandi progetti. Non l'ho nascosto il fatto di realizzare una grande struttura alta 80 metri, un grande vulcano, con tutto all'interno una serie di strutture che possono funzionare. Quello che mi interessa soprattutto, comunque non solo come titolare insieme con mia moglie, con i miei figli e la mia famiglia di Caribe Bay, ma come consigliere da 4 mandati del consorzio di Jesolo Venice, fare sistema non solo con Jesolo, con tutti i 7 comuni, le 7 spiagge del Veneto, perché noi abbiamo bisogno di creare sinergie, abbiamo bisogno di venderci tutti assieme all'estero. Questa sfida si vince solamente se riusciamo a fare il sistema, se io riesco a promuovere le terme di Bibione, l'arena di Verona, il prosecco di Valdobbiadene e tutto quanto, perché abbiamo una visione a volte troppo provincialistica e dobbiamo allargare un po' le visioni. Noi, io parlo per me, ma di tanti altri imprenditori, noi ci siamo abituati ad alzare la testa e non guardare solo la nostra azienda, ma guardare un po' più in là, guardare più avanti.